Benvenuti ragazzi, questa è l'ultima parte del Let's Play di Earthbound e questo luogo sinistro è il luogo in cui si nasconde Gygax. Si può passare anche per queste stradine piccoline e simpatiche. Ok, torniamo seri, per cui bisogna essere alla massima serietà. Prepariamoci per la battaglia. Ness, anche se una tutta vita, è più che pronto. Paola, tu no. Jeff, bene o male sì. Brr, brr, brr. Paola. Per la vita ci può pensare Pooh, ma per i punti psichici non sappiamo come rimediare. Taratatatan. Come potrei ridarti punti psichici? Non potrei. Non può, vabbè. Abbiamo Luxury Jerky. Diamolo a Ness. Ingordo. Ok. Avanziamo. Continuiamo a camminare, 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 camminare finché. Ta-ta-ta-tan! Eccolo qua. Guardate quella cosa sferica. È il viso di Ness. E ora guardate, colpo di scena. Abbastanza, insomma. Porchi. Ness, sei sorpreso? Sono io, porchi! Sono assistant. Io assisto, sì, ma non è bello in italiano. Solo il più forte, il forte e il capace. Che serve Gygax. Questo è porchi. Se voi ragazzi siete patetici. La mela dell'intelletto ha già fatto una predizione. Ma non lascerò che ciò che la mela dell'intelletto ha predetto. Si avveri. Voi ragazzi verrete battuti da Gygax. Gygax sarà più forte, un'entità più potente di qualunque altra. Perché? Grazie a me. Sono stato guidato da Gygax e ora sono qui. La mela dell'intelletto non avrebbe potuto prevederlo. Maestro Gygax? No. Gygax non è più il wielder, il possessore del il signore del male. Lui è diventato l'essenza del male stesso, che neanche lui stesso può controllare. Lui è il potere malvagio. E qui inizia la battaglia. La battaglia si divide in più fasi. Questa è la battaglia con la musica più epica. C'è Gygax e Porky. La prima cosa da fare è ignorare completamente Gygax e attaccare i Porky. Un'altra cosa, fate attenzione ai poteri psichici che scegliete. Non fate Fire, Thunder, Rocking, Sandstorm, perché rischiate di colpire Gygax, che ha uno scudo psichico che non può essere tolto in nessun modo. Quindi se volete fare poteri psichici fate un freeze. Ness fate attaccare normalmente, Jeff fate i Big Battle Rocket, che solo per questa fase da battaglia servono, quindi sprecateli tutti come senza ritegno. Puffa il picchi freeze gamma. Questa, se non sbaglio, è la prima fase, è la più corta. Ci abbassa la difesa con un gas puzzolente. Mentre Gygax ci attaccherà con il PK Rocking. Fate bene attenzione alla musica, perché adesso sembra pixellosa. Ecco, questa è la vera musica. L'adoro questa colonna sonora qua. Perché all'inizio sembrava tipica dei videogiochi, no? 8 bit. Poi però diventa così. Ora, visto che siamo tutti un po' in grosso modo danneggiati, fai un Life of Omega, Ness. Paola Freeze Omega. Purtroppo il Big Battle Rocket non ha funzionato, ma ne ho un altro. E Puffa in freeze. Paolo e Puffa fate tutti i freeze che volete, perché tanto vi basta. Occhio, Paola, per favore, non morire. Ah, fantastico. Fate attaccare Ness. Cazzo, Jeff è morto. Ma figa, non è possibile. Ma dai, questa è sfiga. Peccato che Ness è il più lento, veramente, peccato. Cioè, che non è neanche il più lento, però peccato che è bello lento, no? Ora Ness cura Pooh, mentre Pooh risuscita Paola, va. Risuscita Paola.
Non preoccupatevi per la vita di Ness, che tanto praticamente non finisce mai. Come i rotoloni in regia, non finiscono mai. Allora, così come anche i punti psichici di Ness, ne ha molti apposta. Life up. Healing. La battaglia, la prima fase della battaglia non mi ricordo se durerà ancora per molto. È bastardo il Rocking perché ci becca tutti. Spacca i culi sta canzone, è bellissima. Ho ancora Big Battle Rocket che prima non ho potuto usare. PK Freeze. Pu ormai non ha più punti psichici. E vai, non ha funzionato su Paola. E neanche su Pu. Aia Pu. Freeze. Congelato e vai. Oh, finita la prima fase di battaglia. Ho capito che voi ragazzi state già pensando di essere eroi. Beh, siamo indietro di Gazillion Years, che sarebbe una cosa che non esiste. Fantastiglioni di anni, troppo presto per opporvi a Gygax. Dovete essere parecchio stupidi per continuare a combattere senza neanche sapere che Gygax, ciò che è realmente Gygax. Se voi avesse visto veramente ciò che è Gygax, verreste pietrificati dalla paura. Guardate Pu con 3 di vita, che culo. Non sarete più in grado di scappare. Non sareste più in grado. Questo è quanto è spaventoso lui. Quindi, volete che io spenga la macchina del diavolo? La macchina del diavolo è una macchina speciale che limita il potere di Gygax. Beh, preparatevi per essere amazed. Deve essere una cosa non molto bella. Ora Porky ha disattivato la macchina del diavolo e quindi Gygax sta liberando tutta la sua potenza. Allora, non è terrificante? Anch'io sono terrificato. Gygax non può più pensare razionalmente. E non si accorge neanche di ciò che sta facendo ora. La sua stessa mente è stata distrutta dal suo incredibile potere. Che All Might. Che idiota a livelli galattici, sarà qualcosa del genere. Esatto, questo è ciò che è lui. E voi sarete solo un altro pasto per lui. Seconda parte della battaglia. Porky non ci rompeva più le scatole, ma noi dovremo concentrarci ad attaccare Gygax. Facciamo un Rocking Omega. Te fai Freeze Omega. Jeff, Big Battle Rocket, se non sbaglio non ha effetto. Però lo uso lo stesso per sicurezza, perché non sono sicuro. Che cazzo sto facendo? Ness, fai un Life Up Omega. Stanno tutti malissimo. Anche te, non è che sei tanto. Ok. Big Battle Rocket. Il Poo, beh, non è che tu possa fare tanto. Attacca normalmente. PK Freeze. Ness. Non puoi capire la vera forma dell'attacco di Gygax. Sì, vabbè, però pure aveva 3 di vita, non vale, poverino. Big Battle Rocket. Non ha funzionato, appunto. Ora, Healing Gamma su Pooh. Paola risbetta perché non puoi fare altro. Ah, non possiamo rubare punti psichici a Gygax, nel caso lo stessi chiedendo. Happy Bazooka. Yes. Non puoi capire la vera forma dell'attacco di... Oh no. Paola si è messa a piangere. Ho deciso che con Ness mi cerco di non usare troppi punti psichici perché lui dovrà curare tutto il gruppo. Occhio, sta facendo attacchi elettrici. Medaglia Franklin. Lui fa tanti tipi di attacchi, però noi non possiamo capire quali sta facendo. Allora, so così, Ness attacca, Paolo attacca, Jeff attacca e Pu aiuta Paolo. Ah già, cazzo, non ho abbastanza punti psichici. Allora deve pensarci Ness. Perché Paola ci servirà. Paola non deve morire.
E tanto meno Ness, ma tanto figo non si muore Ness con tutta quella vita che ha. Occhio Paola. Medaglia Franklin. Life up. Stacca, smash e vai. Heavy bazooka. E come cazzo ha fatto a schivare? Comunque, come potete vedere, Gygax non ha una vera forma. Merda, ci ha fatto un flash. Non vale. Finita anche la seconda parte della battaglia. Dovesse essere davvero the end of your rope. Con le spalle al muro. Non è la traduzione letterale, però il senso è quello. In questa dimensione bizzarra, voi quattro siete l'unica forza che sta combattendo per la giustizia. E qui state resistendo, aspettando di essere inceneriti con tutto il resto della spazzatura di questo universo. Ah, è così triste. Non posso aiutarvi se non piangendo una lacrima. Sapete, il mio cuore sta battendo incredibilmente veloce. Sto sperimentando il terrore assoluto. Vuoi gridare aiuto qui nell'oscurità? Perché non chiami la tua mammina, Ness? Di mammina, papino, ho così paura, penso che mi bagnerò i pantaloni. So che hai una telepatia o qualcosa del genere, quindi prova a chiamare aiuto. I vostri patetici, voi patetici eroi deboli di questa giustizia. Nessuno mi aiuterà ora. Non vi preoccupate. La vostra penosa sofferenza. Oh, non ho finito di leggere. Terza e ultima parte della battaglia. La più bella, secondo me. Qui Jeff e Pooh non ci serviranno più. No, l'ho fatto la rima. Tutto ciò che dobbiamo fare è. Cioè, la star di questa parte di lotta sono Ness e Paola. Ness perché deve aiutare Paola. Di curarla dagli attacchi di Gygax. Quindi Jeff ti puoi anche difendere. Pooh puoi. Ma sì, dai, difendere. No, anzi. Tu ti bevi una bottiglia d'acqua. Così puoi recuperare punti psichici e curare. Nice. Non puoi capire la vera forma d'attacco di Gygax. Non ha funzionato su nessuno e vai. Corno della vita, e Paola è rinata. Ora, bisogna fare attenzione a quello che ci ha detto Porky. Ha detto che noi abbiamo qualche telepatia di provare a chiedere aiuto. Secondo me ci sta solo sfottendo, però non sa che ci ha dato veramente un indizio per aiutarci veramente a sconfiggere Gygax. Quindi, Ness, difenditi. Paola deve pregare. In questa parte della battaglia è incentrata tutto su Paola che deve pregare. Ness e Pooh che cercano con i loro poteri psichici di aiutare Paola qualora venisse colpita. E Jeff, lui veramente non serve a niente. Poverino. Però è vero, non serve proprio a niente questo. Quindi Brain Food Lunch. Pooh, ricarica tutto. Minchia. Gygax adesso dirà cose che apparentemente sono senza senso, ma dovete considerare quello che ha detto Porky. Non è più in grado di pensare. Cavolo, Paolo è stato immobilizzato, quindi non ha potuto pregare in questo turno. Pazienza. Difendiamoci, prega, difendiamoci. E tu. No, hai già tutto. Sei già tutto pieno al massimo. Vabbè, punti psichici pieni, quindi difenditi. Paolo ha pregato dal profondo del suo cuore. Per favore, dateci la forza. Se è possibile, per favore. Qualcuno ci aiuti. Tutti i Mr. Saturn hanno sentito una nuova sensazione startling, non saprei come tradurre, che non hanno mai sperimentato prima. E hanno tutti iniziato a pregare per la salvezza di Ness e dei suoi amici. Ora, la difesa di Gygax è diventata instabile. Lui praticamente è come se avesse vita infinita. Questo.
Guardate, questa è l'ultima forma di Gygax che vedrete. E Gygax che sta iniziando a diventare vulnerabile. Dobbiamo continuare a pregare così finché non finisce tutto. Tornate indietro. Paola si è messa a piangere, non importa, tanto le lacrime rendono la tua preghiera più sensibile. Per favore, dateci la forza. Chiunque riesca a sentire il nostro, la nostra preghiera, ci aiuti. All'improvviso, uno dei Runaway Five ha sentito qualcosa che lo ha fermato. E ha iniziato a pregare fervently, molto, per la salvezza di Ness e dei suoi amici. Quindi Gygax ha ricevuto 43 di danno. Non è niente, direte. Continuiamo a pregare e poi vedrete. Occhio. Medaglia Franklin. Per favore, dateci la forza. Mandate questa preghiera a tutte le persone della Terra. Il padre di Paola ha pensato di aver sentito in qualche modo la voce di sua figlia. E ha iniziato a pregare con sincerità per la salvezza di Paola e dei suoi amici. Cento di danno. Paola ha pregato al profondo del suo cuore. Per favore, dateci la forza. Chiunque riesca a sentire la nostra preghiera, ci aiuti. All'improvviso, Tony si è sentito preoccupato per Jeff e ha iniziato a pregare fortemente per la salvezza di Jeff e dei suoi amici. ...199 di danno. Paola ha pregato dal profondo del suo cuore. Per favore, dateci forza. Chiunque riesca a sentire la nostra preghiera. Aiutateci. Una giovane donna, Dalam, si è svegliata da un sogno in cui il principe Pooh è morto. Ha iniziato a pregare per la salute di Pooh e dei suoi amici. ...394 di danno. Il danno aumenta sempre di... Non è giusto. Occhio, Paola. Curiamo anche Jeff, giusto per... tanto non è seppur una unità fa. Tornate indietro. Nice. Tornate indietro. Oh no, Paola è stata paralizzata. Merda. Per favore, dateci la forza. Chiunque riesca a sentire la nostra preghiera. È ciò che crediamo. Che chiediamo.
Oddio, scusa. All'improvviso Frank si è ricordato della faccia brillante di Ness. È iniziato a pregare diligentemente per la salvezza di Ness e dei suoi amici. Non sapevo che non ci avremmo fatto a fare tutta la battaglia di Gygax in 20 minuti. Beh, tanto non manca tanto. 878 di danno. Ora, con Ness curiamo Pooh. Paola, anche se paralizzata, può comunque pregare. Quindi non la sparalizzerei io. Anzi, un'idea. Ness cura Paola. Paola prega. E Jeff usa il Cup of Hot Noodles per riportare in vita Pooh. Oh no, Ness è stato immobilizzato. Paola ha pregato dal profondo del suo cuore. Per favore, dateci forza. Spedite questa preghiera a tutte le persone della Terra. Improvviso, la mamma di Ness si è sentita terribilmente a disagio. È iniziata a pregare per la salvezza di suo figlio e dei suoi amici. ...1628 di danno. Ormai è finita. Jeff ha usato il capo Frank Noodles. Ormai siamo in procinto di finire, ve lo dico. Ma sì, dai, sparalizziamo Paolo giusto per divertirmi. Non riesco a pensare a nessun altro. Qualcuno, chiunque, per favore, aiutateci. La chiamata di Paola è stata assorbita dall'oscurità. E quindi questa preghiera è andata. Non ha raggiunto nessuno. Nice. Attenzione. Qualcuno riesce a sentirmi? Per favore, dacci la forza. Paolo e i suoi amici hanno toccato il cuore di BC9. E qualcuno che però non riusciamo a capirne qual è il nome completo. A9. È sempre lo stesso. Ha pregato per i bambini, anche se non li ha mai incontrati, prima. 3581 di danni. Ah, beh, forse riuscite già a capire chi è. Ha continuato a pregare. 5963 di danni. E beh, ormai è chiaro. Ha continuato a pregare. 12150 di danno. ABC Pippo 95 ha continuato a pregare. 21100 di danno. Basta. È finita. Lo abbiamo sconfitto. Ness, ora io, sembra che me ne andrò, ma forse potrei andarmene, darmi un'altra era a pensare al mio prossimo piano. È un good bet, scommetto che ci ricontreremo ancora in futuro. Va bene, ci vediamo. Quindi chi pensi che dei due che sia il più fico? Ness, fidati che è Ness. Gli ha 25 minuti, ragazzi.
Stop.